Buon pomeriggio, amici miei, cacciatori e anche amanti delle armi. Purtroppo oggi sono un po' triste perché siamo fermi, siamo in zona rossa, non possiamo uscire per la caccia, non possiamo uscire per la piscià, perché ci vuole il certificato anche per tutto, ancora un po' non siamo padroni neanche dell'aria che respiriamo. Speriamo che questa pagliacciata finisca al più presto. Vedremo un po'. Anche le associazioni se fanno qualcosa o no per la Calabria per poter dire almeno la possibilità di poter uscire o no, è un casino, è un casino. Sono tutti buoni a prendere soldi, ma dopo te lo mettono nel culo. Allora, voglio fare oggi su grande richiesta le decapotabili, anche per far vedere di nuovo che magari qualcuno non ha visto bene anche il procedimento e tutto, ne farò. Allora, questa volta però ne farò i due tipi, uno da 31 grammi e uno da 32 grammi, con numero 5. Ringrazio tutti quelli che mi scrivono, i nuovi iscritti, siete veramente tanti. Faccio fatica magari anche a rispondere, magari rispondo anche a persone anche di 2 o 3 mesi. Siete tanti davvero, non è che voglio essere cattivo, non voglio rispondere, ma siete tanti, mi chiedete tanti consigli, a me fa piacere, io per quanto ho sempre detto, per quanto ne so, io ve li do, ecco. L'aria si può dire che è triste perché purtroppo questa cosa qui non ci voleva. Però dai, sempre con le campane dure, andiamo avanti, speriamo bene. Allora, prepariamo. Preparo 2 cartucce tipo 1. Tipo 1, innesco 6 e 15, bossolo, fiocchi. Sempre fiocchi, ragazzi, sempre fiocchi. Allora, partiamo. La polvere userò la sipe. Partirò con la prima. Farò 1,55. 1, 1 grammo. 50. 5, ecco qua, 1 grammo e 55. Ho una maglia di cotone per l'elettrostatica della polvere sui bossoli. Vedremo se funzionerà. Mi è stato suggerito indumenti, magari non so, di cotone, non avere roba di plastica addosso per elettrostatica e sembrerebbe che la polvere resta giù. La tecnica invece riesce a salire. Allora, prepariamo la prima, 1,55 come vi ho detto. Metterò la borra contenitore della Gualandi, toglierò le e lascerò solo il primo pezzo, manderò giù, potete vedere. Eccoci qua. Adesso mi farò uno spessore da 4 mm con il tagliaborre, oggi che ho già misurato. Ecco qua. Adesso partirò con la carica da 31 grammi, del numero 5. E qua metto qua, poi mi servono 20, 30, 31. Il video l'avete visto? Avete visto il funzionamento di questa cartuccia qua, eh? A 70-80 metri, avete visto il massimo della distanza che ho avuto, si è capovolta.
Le rosate ci sono. Dentro i pallini. Allora, qui userò, qui ci ho le borre della LB6. Una è tagliata a 3 cm e una a 2 otto. Questa qui da 2 otto la userò per i 31 grammi. Questa mi serve per l'altra carica, che è più alta. L'ho tagliata con il taglia che mi sono fatto anche il tagliaborre, come potete vedere. Con la sua misura, apposta per l'LB6, ecco, con la sua misura, il taglierino e tutto. L'ho tagliata prima, faccio vedere. Allora, intanto metterò questa qua da 2,8 cm, come potete vedere, è più bassa, ecco, di 2 mm. Qua metterò questa qua da 2,8. Vedete? È a filo la borra, ma non fa niente perché ci fa da ammortizzatore. Guardate. Ecco. Perché se no, vedete come scende? Se no giocano, non giocano i pallini. Allora, questa è una. Andiamo avanti con l'altra. Farò una cartuccia più spinta ancora. Sempre capottabile, anche superiore a 80 metri. Farò 1,60 1,50 e 1,60. Sempre sipe. Qua l'altro bossolo è qui, invece della 22 userò la 19 perché ci va un po' di più di pallini. Ecco la borra da 19, di a 19 sempre della Gualandi. Tolgo le alette. Ecco qua. Anche qui userò uno spessore da 4. Molto semplice, non dovete comprare spessori quando avete un tagliaborre, non dovete comprare niente. Vedete, sono perfetti come escono di fabbrica. Borra da 19 della Gualandi, bossolo è sempre tipo 1 con innesco 6 e 15 fiocchi. Mando giù anche questa. Ecco, qui la carica invece la facciamo più, visto che la spinta è di più. La carica la facciamo da 32 grammi. È molto più potente ovviamente della prima, eh. Da sparare anche superiore a 90 metri, 90, 100 metri. Sempre numero 5. Il cappello qui della LB6, questo qui è 3 cm, confronto all'altro, è più alto dell'altro. Ecco qua, vengono perfette. Guardate, anche questo è a filo, però c'è l'ammortizzatore, vedete quanto possono scendere?
Adesso facciamo l'orlo tondo. E le proverò perché tanto sono buone, l'avete visto. Averla qualcuna quando ce l'hai dietro, tenerla sempre, uno che si vuole divertire. Non so se sono consentite per l'uso venatorio, però uno che vuole provarla, che vuole divertirsi. 65, un goccettino d'olio come sempre. Posta, ecco qua. Vedete quanto scende la borra? La borra rispetto a prima, la filo, quanto viene pressata? Eccoci qua. Si sente un leggero zigolio, ma non ha importanza. Ecco, la giusta tensione anche del 50%, anche l'ammortizzatore, come potete vedere. Ecco qua, due belle cartucce perfette, capottabili, da sparare su lunga distanza. Avete visto il procedimento? Con quella da 31 grammi ho tagliato la borra LB6 a 2,8, con quella da 32 grammi l'ho fatta 3 cm. La carica con quella 32 è 1,60 e con quella da 31 è 1,55. Il procedimento cambia solo le borre, perché ho messo con quella da 32 la 19 e con quella da 31 la 22. Lo stesso spessore da 4 mm di sughero. Che gioco ho fatto, ragazzi? Eccoci qua. Allora, adesso voglio fare una cartuccia, che poi, se sarà possibile, la proverò. Per vedere anche la differenza. Farò due tipologie di palline. Userò un 6 e un 4. No, da 59 deve venire 59, perché 58 è un po' troppo pressato. Devo mettere la misura a 59. Eccoci qua. Allora, bossolo che userò è tipo 3 della Fiocchi, con innesco 6 e 16, la polvere che caricherò e la Tecna. Allora, farò 1,90. 1,90. Ecco qua, 1,90. Tecna, il lotto è 2019. ,90 farò per 43 grammi, la cartuccia per tira a grandissima distanza. Veramente un'ottima cartuccia. Per anatidi, lepri, colombaci, quando passano alti. Come potete vedere, ce n'è solo
scesa giù. La Tecna ogni tanto ha quel vizio che l'elettrostatica sale, però adesso ho trovato un nuovo sistema che la mantengo giù, quindi farò sempre userò sempre questo sistema adesso. Un cartoncino, come potete vedere, ho fatto con la fustella per il calibro 12, molto fine come carta velina per tenere la polvere giù. Ecco qua, la polvere è totalmente giù. Userò la borra H13 Magnum. Eccola qui, vedete com'è fatta? Questa borra qui è predisposta per sparare i pallini di acciaio, eh? Infatti l'intera carica da 43 grammi ci sta tutta dentro. Ottima da vedere, anche nei video avete visto sulle distanze, ottime rosate. Poi col cartoncino basta mandare giù la borra piano piano che si avvicina la polvere, si manda giù la borra, ecco qua, la borra non si vede attaccata al bossolo. No, 20, 20 sono 21, 21 e mezzo, 21 e mezzo, allora farò 20, 21 e mezzo sono 43 grammi. 20, 20 sono 40, 21, 21 sono 22 e mezzo, giusto, 43. 21 e mezzo metterò il numero 6 sotto. Lascio lo stesso e userò il numero 4. Dovrebbe essere anche miglior concentramento anche di rosata. Qualcuno che vuole provarla, che vuole, anche le cartucce che ho fatto adesso di Capodavoglio, nei vari posti d'Italia dove ancora è consentita la caccia, se volete provarle, farle, poi mi sapete dire qualcosa. Noi qua al momento ci hanno messo in croce. Un'altra carica si può usare anche 5 e 7. Metterò sopra il pallino numero 4. Ecco qua. Queste qui verranno provate appena sarà possibile, verranno provate. Come sempre un goccettino d'olio non guasta mai. Ecco qua ragazzi, cartuccia perfetta, chiusa a 59, non 58 perché piccherebbe, verrebbe troppo pressata. E questa borra già lì per sé alza le pressioni di 100 bar. Se è piombo 6, metà metà ho fatto, è piombo 4. Allora, bene ragazzi. Questo qui per il momento è tutto. Questa è una cartuccia che ho smontato perché era molto vecchia, tutta mal ridotta, e dentro c'era questo tipo di palla a rocchetta. Guardate che razza di palla che c'era in una cartuccia di calibro 12.
anche tenerla anche per ricordo. Allora, ragazzi miei, la situazione è così, ecco. Cioè, non viene, allora, per i ciclisti anche in zone rosse che si vanno spostando di qua e di là, si vede che lo possono fare, non si sa. Comunque, quando un paese all'altro non controllano niente. La caccia non si può dire che è uno sport perché, visto che si vengono, si abbattono degli animali, quindi. Però io penso che non fai un danno se esci, vai in natura, ecco, se non stai in una città che vai a contatto con qualcuno, sei per i fatti tuoi, ecco, non penso che possa esserci un pericolo, se no magari loro magari possono pensare, ma i cacciatori poi se li lasciamo andare, se vanno nel bosco magari trovano una pianta o si appoggiano magari e prendono il Covid dalla pianta, e allora ecco, fanno tanti ragionamenti che non stanno né in cielo né in terra, loro pensano questo, che magari andando a caccia poi prende il Covid attraverso una pianta, chi lo sa cosa pensano in quelle zucche velenose. Un altro è anche per i pescatori, mi dispiace anche per i pescatori, anche a me piace la pesca, però per i pescatori è diverso perché là magari hanno pensato, ma stai a vedere, e se prendono la trotta Covid? La trotta Covid, se prendi quella devi prendere il Covid, capite? Ma siamo bambini, siamo gente grande vaccinata, io penso, ma che cazzo di gioco stiamo giocando in Italia? Chiusi in casa, cioè, ma ci rendiamo conto? Ecco, la Calabria hanno fatto il gioco sporco perché hanno aspettato che il leone se ne andasse, volasse via, e hanno subito buttato la zona rossa perché se c'era lei, con questo, con Conte, quanti cieli avresti fatto? Questo qui adesso ha fatto anche ricorso, ma chi lo sa? Tutto intensivo, piena la Calabria di cose intensive, hanno fatto vedere anche a Cosenza gli ospedali di cose intensive. Sono vuoti i letti. Allora dov'è il problema? Scusate, non mi voglio dilungare perché sennò sarebbe una lunga storia, succederebbe poi un casino. Allora va bene così. Speriamo anche le associazioni. Cazzo, difendete anche i diritti dei cacciatori. Scusate, fate qualcosa, fate in modo che almeno anche la zona rossa, cazzo, che posso uscire e magari anche stare nel mio comune, non andare anche in un altro comune, non fa niente, però almeno restare nel mio comune. Cosa c'entra? Che male fa uno se esce? Cioè, vai in natura. In natura adesso non è che c'è il Covid o c'è la trotta Covid. Com'è funziona questa cosa? Gli pescatori dovete andare a dire: state attenti perché c'è la trotta Covid. Ecco, se prendete la trotta Covid, siete finiti. E i cacciatori, se si appoggiano a una pianta, la prendono nel culo perché prendono il Covid dalla pianta. Ecco, va bene, ragazzi, lasciamo stare perché sennò ti fai solo della rabbia e non si fa niente. Ecco, io vi abbraccio a tutti. Vi auguro una buona serata. A voi e a tutte le vostre rispettive famiglie e ci aggiorniamo. Speriamo che qualcosa salta fuori, qualcuno si faccia avanti anche per le nostre categorie, perché oramai le nostre categorie siamo rappresentate, noi cacciatori anche siamo rappresentati veramente anche da una massa anche di pagliacci, quindi è inutile fare. Anzi, sto pensando anche con un altro anno l'assicurazione, non la faccio più dalle associazioni, ma me la vado a fare dove c'ho la macchina. Così dopo vediamo, tutti così dovremmo fare, tutti così. Andarcela a fare dove abbiamo la macchina, così forse riescono a capire un po' la situazione, magari si danno anche da fare, nei nostri confronti, se no è come il sindacato del lavoro, è uguale, no? È meglio, è come parlare al vento. Va bene, ragazzi, c'ho solo rabbia perché è giusto anche così, ecco, perché è una cosa logica, no? Uno paghi tutti i diritti, lo sa che la gente paga, i soldi poi chi ce li restituisce non ci possiamo più muovere, un altro anno ci faranno andare gratis. Cosa vogliono fare poi? Vabbè. Bene, ragazzi, un abbraccio, una buona serata, alla prossima, sempre con le campane, perché bisogna sempre, anzi adesso il doppio del Covid, dobbiamo fare i campanacci rossi, con sopra scritto Covid, ecco, perché magari non ci fettiamo più. Bene, ragazzi, un abbraccione, di nuovo, un saluto. Un grazie a tutti quanti voi che mi scrivete, ci teniamo sul morale anche uno con l'altro, perché tanto non si fa niente, o così o come. Ecco, un bye da Vincenzo e da questa meravigliosa terra, perché io penso sempre che sia così, e non dice altroni, sempre con le campane di volume. Alla prossima, bye.